Stavolta forse nessuno poteva prevederlo, non in quel posto che sembrava fatto solo per godere della bellezza, non in un giorno di vacanza e di ritorno alla vita. E invece eccoci di nuovo a contare le vittime di una tragedia di cui dobbiamo ancora capire le cause. La prima nell'Italia che prova a riprendersi dall'emergenza Covid. Questa sensazione di impotenza che ci ha fatto subito capire che poco c'era da fare. L'ultima di una lunga serie che scandisce il nostro calendario civile. Oddio! Oddio! Tragedie annunciate, come il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018. 43 morti che sono un atto d'accusa per chi doveva metterlo in sicurezza e non l'ha fatto. Vittime dell'incuria delle infrastrutture, chiedeva di considerarle per legge il Comitato dei Familiari proprio ieri, come le vittime del terrorismo. I 43 del ponte Morandi e tutti gli altri, morti perché non è stata fatta la manutenzione di un guardrail, di una galleria, di un cavalcavia. Non dimentichiamoci che ieri abbiamo avuto un'altra tragedia che a noi ha lasciato allibiti, perché immediatamente ci siamo ricordati quello che è successo quasi 3 anni fa. Poi ci sono le vittime del maltempo e delle calamità naturali. A novembre 2019 era l'acqua alta che ha sommerso Venezia senza la protezione del Mose. L'anno prima erano i boschi del Bellunese sradicati per decine di migliaia di ettari e poi i fiumi che esondano e diventano bombe d'acqua in Liguria, a Genova e nelle Cinque Terre, come a Livorno, 8 morti nel 2017, 19 morti in Sardegna nel 2013, 37 morti nel 2009 in provincia di Messina. Tragedie annunciate ogni volta, anche queste. Oltre 7 milioni di italiani, secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per la Ricerca Ambientale, vivono in zone vulnerabili a rischio di frane o alluvioni. Siamo un paese fragile per natura, ma soprattutto per incuria. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero 26 miliardi. Possiamo sperare che la ricostruzione post-pandemia si occupi anche di questa emergenza nazionale.